La facciata di Palazzo Fizzarotti si compone di due torrette laterali in pietra calcarea della città di Bari, realizzate da Notarangelo Favia, con due statue. Alla destra abbiamo la statua della giustizia, a sinistra invece la statua del commercio, riconoscibile appunto per la macina. Sotto queste due statue abbiamo due medaglioni con effigie di Federico II e quello di Re Manfredi, il figlio prediletto. Gli elementi decorativi di queste due torrette terminano ad acroterio con queste bellissime mosaico, un opus tessellatum, di un Hermes, il dio del commercio, che ritroviamo più e più volte rappresentato all'interno di Palazzo Fizzarotti, anche in varie decorazioni. Oltre agli elementi, gli stilemi di tipo gotico, troviamo quattro medaglioni. Il primo sulla sinistra rappresenta una fenice alata. È una figura apotropaica, quindi serve per allontanare il male e portare il bene. Un simbolo che piace tanto a Emanuele Fizzarotti da farlo diventare il logo dei suoi grandi magazzini generali. Il secondo stemma che noi vediamo è un Baryon, il simbolo antico della città di Bari, un cupido in piedi su un'imbarcazione mentre scocca una freccia di amore eterna tra la città e il mare. Terzo stemma, invece, è un lupo sotto un leccio, Lupie, la città appunto di Lecce, da cui era nato Emanuele Fizzarotti. E l'ultimo stemma è il simbolo nobiliare, Quamquam fracte vulnerant. Anche se spezzate, feriscono. Questo è il motto.